Su 163 lavoratori, circa 80 rischiano di perdere il posto. E questa è la situazione della San Marco, l'azienda metalmeccanica di Atessa che produce cassoni per veicoli commerciali. La società ha annunciato gli esuberi, fanno sapere i sindacati, violando gli accordi siglati nel 2017, secondo i quali sarebbero stati mantenuti tutti i 163 posti di lavoro. Da qui la mobilitazione degli operai, che chiedono la rotazione della cassa integrazione. Ciò ha portato alla contrapposizione tra chi è a rischio licenziamento e chi è ancora al lavoro, culminata in un comunicato di alcuni dipendenti contro i manifestanti. Fare un comunicato che dice morte tua, vita mia, e che allo stesso tempo difende l'azienda che ha fatto una scelta di decidere che una parte dei lavoratori debbano essere licenziati è innaturale, è una cosa non logica dal nostro punto di vista, anche perché chi dice morte tua, vita mia, poi deve tenere presente che se un domani l'azienda dovesse utilizzare gli stessi identici criteri per chi oggi sta lavorando dentro, ovviamente apre una situazione di imbarazzo, perché chi ha giustificato l'azienda per altri lavoratori poi sarà difficile non giustificarla, no, per quanto riguarda diciamo, le azioni che potrà compiere in futuro la stessa azienda. Inoltre c'è stato un errore secondo me che va un attimo specificato, cioè qualora l'azienda dovesse procedere attraverso una procedura di licenziamenti collettivi così come previsto dalla legge 223, e dovrà stabilire una graduatoria in base a quelli che sono i criteri di legge, e se un lavoratore che oggi è all'esterno dovesse giudicare illegittimo il licenziamento e quindi dire che vuole andare avanti a fare una vertenza, una causa per avere, diciamo, il giusto riconoscimento di tornare al lavoro, quel lavoratore, così come prevede la legge, sarà costretto a fare il nome e il cognome di un altro lavoratore che sta magari lavorando all'interno dello stabilimento. Capite bene che aver aperto questa operazione in questo modo qui, no, apre una guerra tra lavoratori, quindi rompendo quelli che sono gli argini della solidarietà. Polemiche nelle scorse settimane anche per i metodi di delazione all'interno dell'azienda. Infatti sarebbero state diffuse delle registrazioni di alcuni lavoratori. Quando dei lavoratori vengono registrati di nascosto, l'azienda riceve, non sappiamo in che modo, queste registrazioni e poi utilizza queste registrazioni per discriminare i lavoratori che sono stati oggetto di, appunto, di questa registrazione, è un problema che per noi non va bene. Cioè, sembra quasi di stare veramente sotto un regime totalitario come in Romania quando c'era Ceausescu, cioè non ti puoi fidare neanche dei tuoi familiari.